che i sibariti erano molto ricchi, si intendeva che il più ricco dei sibariti possedeva 3-4 ville e una determinata quantità di olive e di vino e di metalli preziosi. Fine. Adesso le 14 persone più ricche del mondo possono cambiare l'economia dell'intero pianeta decidendo per esempio di associarsi e di comprare, come fece la Mount Edison qualche anno fa, la soia. La Mount Edison faceva chimica, ma poteva, grazie alle leggi della finanza, entrare con tutto un capitale reputazionale fortissimo all'interno del mercato della soia e squassare quel mercato. Oggi si può fare così, ed è chiaro che quanto più si permette a queste aziende di fare così, tanto meno si regolamentano i flussi, tanto meno si tassano i flussi, eccetera, tanto più inevitabilmente noi veniamo pagati male, sottopagati o licenziati e quindi precarizzati. Io non voglio ricordarmi che il primo a parlare di queste cose in Italia si chiama Massimo D'Alema e parlava di flessibilità e basso tenore di vita per generazioni ormai sottoalimentate dal punto di vista della speranza. Molti miei studenti sono bravissimi, ma hanno scritto qua una cosa che io non ci avevo scritto qua, che è: sono un perdente. Andrò peggio di mio padre, andrò peggio di mio fratello più grande, eccetera. Provo a esercitarmi per 5 minuti finali sul fatto che, nonostante abbia vinto un paradigma che è quello neoliberista, questo paradigma, perché se noi ci ricordiamo, dopo la marcia della Fiat di 40.000, in rapida sequenza ci fu l'elezione della Thatcher in Inghilterra e nell'autunno dell'80 un ex attore di cinema, di film sui cowboy, Ronald Reagan, venne investito delle elezioni di presidente degli Stati Uniti e, lungi dal sembrare il buffone che molti avevano predetto che sarebbe stato, si è invece dimostrato un durissimo presidente, capace di fare braccio di ferro e vincere contro una categoria molto difficile da battere in America, i controlli di volo, così come la signora Thatcher fece la stessa cosa con i minatori inglesi, cioè, diciamo, il fiorfiore della capacità di eroismo e di resistenza della classe operaia inglese. La Thatcher li batté sul campo, i minatori inglesi. Da allora è cominciato un disastro che non si vede per quale motivo dovrebbe finire. Lascio perdere le questioni dei titoli tossici, lascio perdere come diciamo, si siano convinti i consumatori che potessero spendere all'infinito, come in America, salvo poi togliergli la casa, pignorargli la televisione e quant'altro. Pensiamo un attimo a noi. Io non penso che qua dei politici, specie di destra, ma non pochi anche di centro-sinistra, credo nessuno di sé, ma insomma è diffusa anche nel centro-sinistra, la vulgata che riguarda quanto è bello il nostro territorio, un territorio in cui io non sono nato, ma che mi ha colpito e mi continua a premere dal punto di vista del perché non c'è ancora un dinamismo nel Salento che assomiglia a quello che sta diventando il suo capitale reputazionale. Il Salento piace a tutti, il Salento sta simpatico a tutti, ai cantanti, agli attori, agli uomini di scienza, ci vengono a vivere qua, attori inglesi comprano casa, attori eccetera eccetera eccetera. Perché lo fanno? Perché evidentemente la qualità della vita, la qualità naturale della vita è elevata. Ma io non credo che noi ci prendiamo molto sul serio quando diciamo che il centro della nostra vita produttiva potrebbe non essere più l'industria pesante, ad esempio ovviamente l'Ilva, che è una città nella città, che strangola la città reale, bellissima, che potrebbe essere tanto e che è stata Taranto. Io lo so perché sono veneziano e so quanto ho contato nella mia infanzia e nella storia dell'inquinamento dell'Adriatico l'esistenza del Porto Marghera. Ma io non so se noi facciamo sul serio quando pensiamo ai beni culturali, al paesaggio, alle energie dolci, al fatto che i vostri figli, i vostri nipoti riescono a mangiare bene anche senza soldi a Lecce perché hanno il frigorifero, la melanzana di parmigiano che gli mette la nonna o la mamma, che è buona, si conserva meglio di molti altri cibi e di molte altre regioni italiane. Per non dire poi del gusto, per non dire del fatto che tutta questa filiera naturalmente non può che avere un risvolto concreto che è il turismo. Ma noi ci crediamo o crediamo che invece in realtà tutta questa roba qui sia contorno, cioè diciamo, non so, qualche fiore di basilico, qualche foglia di basilico
ma che il cibo principale deve ancora una volta essere o lo Stato che assume i nostri giovani facendo. Oppure pensiamo che il centro sia quello di individuare ancora una volta una grande industria da portare in un territorio come il nostro. Dov'è lo spazio? Dove sono le circostanze che potrebbero costringere qualcuno a aprire un'industria metallurgica o metalmeccanica nel Salento? Che senso ha? Se questo non è allora più possibile, non è più possibile quindi praticare l'industrialismo in una zona come questa, allora potrebbe esserci utile anche la Touche. Allora potremmo recuperare certo artigianato di qualità, che è un artigianato di tradizione che ci spinge in tante direzioni diverse, non soltanto quella dei canestri intrecciati o del lievito madre, la pasta madre, eccetera, ma tutte queste cose collegate l'una all'altra determinano il fatto che noi dovremmo cominciare a pensare di poter vivere evidentemente non fuori dal capitalismo, laddove si intende per il capitalismo un sistema che si regge sulle forze produttive e anche sulla proprietà privata dei mezzi di produzione, ma tante aziende capaci di efficienza, capaci di interrogarsi su quanto potrebbe essere indotto. Di solito quando si pensa a un museo nel Salento viene in mente una cosa tristissima con dentro quattro pezzi rubati magari al museo di Taranto e con quattro guardasala annoiati che non vedono l'ora che si facciano le 14 per scappare a casa a farsi la fisa. Con il Louvre i parigini pagano i trasporti pubblici, non so se è chiaro. Cioè, il problema è che bisogna credere e bisogna investire in queste cose. Non si tratta di aprire un piccolo micro museo ogni 10 metri con lo scavo che chiunque di noi può fare in un qualsiasi territorio salentino di tipo messapico, magno greco e così via. Non sto parlando di quello. Sto parlando di capacità di valorizzazione dei nostri beni culturali. Sto parlando del fatto che con quello che noi abbiamo nella piazza Pisanelli di Tricase, un'azienda americana farebbe un business di portata epocale con una sola piazza nostra. Ci sarebbe da lavorare non solo per le guide turistiche, non solo per quelli che aprono i banchetti naturalmente che non devono deturbare l'ambiente e così via, non soltanto per i guardasala che servirebbero comunque nel museo, non soltanto per gli storici dell'arte che dovrebbero poter scrivere i cataloghi, non soltanto per le scuole e le università che potrebbero ospitare studenti da tutto il mondo per studiare questi beni culturali, ma anche per immergerci in una mentalità che non è propria del Salentino. Ma chi ha detto che questo territorio deve andare lento? A vedere come andate in automobile non si direbbe che andate lenti. Il ritmo che molti ragazzi che emigrano anche per un periodo non lungo e poi ritornano e hanno dentro di sé la rabbia di voler fare più in fretta qui, andrebbe assecondato. Ma non deve essere assecondato prendendo ciò che resta della campagna e dei soldi della campagna, dei soldi dei nonni, prendendo i nonni per i piedi e sgrullandoli, facendoli venire fuori tutte le banconote. Non è così. È con un piano, io credo, è con un sistema, è con un'idea di buon senso. Non so cosa ne pensate del traffico dei vostri paesi, sono più piccole di Lecce. Io a Lecce non riesco a capire come sia possibile che esista un sindaco da 5 anni che vuole essere rieletto e non è capace di mettere dei semafori sotto lo sperimentale tabacchi, dove ogni anno muore un mio studente. E io insegno ormai da 12 anni nel Salento, vuol dire che sono morti almeno 12 studenti che potevano essere delle persone di buona volontà e che si realizzavano e si sposavano e facevano dei figli e così via. Io non capisco per quale motivo il sindaco di Lecce non si fa una passeggiata tra il viale dell'università e il viale Gallipoli e non vede l'incrocio più stupido del mondo, un incrocio in cui è possibile andare in quattro direzioni diverse per ciascuna macchina ovunque ella venga. È un miracolo che ogni giorno non ci sia un incidente grave lì, ci si adatta. Ecco, io vorrei che noi non ci adattassimo e vorrei che noi prendessimo il meglio di quello che abbiamo per le mani dopo questi anni di governo anche regionale e fossimo capaci di sederci al tavolo con i nostri amici della FIOM e con i nostri amici della CGIL e degli altri sindacati e dicessimo una cosa grave che abbiamo perso è l'autorevolezza di poter proporre delle cose da parte operaia. Quando al... come si chiama? Da Filanto, la presidente di caso? La destra. Quando gli operai della Delchi vennero anche all'università per parlare con noi e c'era un mio amico laureato in economia che purtroppo è morto 2 anni fa, si chiama Michele Frascaro, io mi ricordo le lunghe discussioni con
gli operai più esperti per progettare una scarpa del Salento, la scarpa salentina, cioè di dare un segno anche di creatività e di capacità, non soltanto di utilizzare i macchinari che il vecchio Sergio Adelchi Sergio aveva sgraffignato piano piano allo Stato attraverso le prebende che riceveva di anno in anno e che adesso giustamente ha delocalizzato in Macedonia, in Bangladesh e così via. Io penso che potrebbe avere un senso mantenere un settore del calzaturificio, del tessile, eccetera, qui, se noi avessimo la capacità di costruire qualche cosa impegnando la regione da un punto di vista produttivo, non semplicemente resistenziale, che ci fosse una capacità, una riscoperta capacità artigianale, cioè saper creare opere dell'ingegno da parte di coloro che per anni e anni vengono tenuti invece a fare operazioni ripetitive, ma che hanno nel sangue una capacità, una strumentazione, una capacità di manipolazione degli oggetti in una chiave ovviamente positiva, che resiste all'usura del tempo, ma che non resisterà a questa crisi se non sappiamo, diciamo, rimboccarci le maniche e non sappiamo usare le capacità che tutti noi abbiamo. È evidente che se non si investe sulla scuola, e non parlo dell'università, se noi siamo capaci troveremo da soli i soldi di Salento li ha già dati all'università, quando negli anni 50 ogni cittadino era tenuto a dare 10 lire dal capo di Leuca alla provincia di Lecce al nord. Tutti i cittadini di Lecce che pagavano le tasse davano 10 lire all'università di Salento, che così si è fatta. Dopodiché non è seguito granché. Se pensate che ancora una volta nella nostra città il nostro sindaco ci chiede quante centinaia di migliaia di euro possiamo dargli per un palazzo obsoleto invece che darcelo in gestione gratuita, come è stato fatto a Bologna, a Firenze, a Milano, a Torino, a Venezia, dove le città si sono modellate intorno agli studenti universitari.